Bien, perché non ti viene, perché qui da qua non posso volervi, ve lo posso far Certo, vedere in certo. modo che voi vi, come siete. In modo l'effetto diciamo della nuova conoscenza di questo nuovo movimento rotatore dell'energia solare è dovuto solo e solamente perché noi siamo sotto una riflessione. La riflessione è dovuta all'energia solare che ruota attorno al Sole e viene sul nostro pianeta, assorbe, viene assorbito il nostro pianeta di questa energia e poi lo ritorna nuovamente, sempre con lo stesso movimento. Ma siccome il movimento è rovesciato, da destra viene a sinistra, da sinistra viene a destra. Difatti, qui a Imola ci sono ammassati dei corridori, eh? E io allora ho detto, voi fate uno sbaglio enorme, fate girare le macchine al contrario, Nel circuito. perché nel circuito, invece di farlo girare alla destra, farlo girare a sinistra. E a sinistra percepiscono la forza di gravità dell'energia che sale, e quindi salgono, e quindi vanno a sbattere contro. Non hanno più una. Ma non c'è ancora la forza di gravità, non la conoscono ancora, è per quello che io cerco. Anche lì a Costanzo, quando sono stato lì a Costanzo, non la conoscono, come fanno? E infatti non hanno voluto sapere, hanno fatto questi lavori qui, anche il cosiddetto effetto stroboscopico, il quale fa vedere, difatti, se noi andiamo su due treni in movimento, non si sa quale dei due fino a quando uno va via. Allora si sa che uno è fermo, l'altro è lo stesso, anche quell'aspetto lì. E difatti noi viviamo dentro una riflessione degli oggetti. Difatti, se io guardo lei, una bella figliola, se la guardo, io guardo con i miei occhi sinistri e il destro suo, presenti, Ho letto, infatti. da solo, in modo da far capire che la forza di gravità è dovuta solo e esclusivamente all'energia solare. Ma prima chiarivano questo, ci vuole ancora chilometri. Guardi, le do un esempio semplicemente, che è questo. Abbiamo detto 30 anni fa che le stelle erano dei buchi. Forse adesso, a Imola fino a Rimini, lei era vicino alla porta del treno e la porta del treno cominciò ad andare a aprire il cuore, a aprire il cuore perché Era aveva carica. caricato di energia. Quello che mi è successo anche a me a Firenze quando sono andato alla Costanzo. Andavo lì vicino, si apriva. Sì, sono campi elettromagnetici quelli dei computer. Sì. E poi il semaforo è un disastro. Io delle persone, perché senza colore, senza accorgessero, perché il flusso magnetico lo facevo variare, soprattutto come il nostro. Ma non lo fanno perché non c'era niente, non c'era. Non è sciocchezza. Beh, però sì, non tutti gli uomini sono convinti di questo. Nel mondo si può adoperare per dare un beneficio alle persone che sono malate, ma nel mondo io ho già fatto l'apparecchietto. Sì, infatti dopo lo vediamo. Sì. Adesso volevo che mi spiegassi invece questa teoria delle lumache, Ah, sì. che Marconi lo chiamò. Dunque, Marconi mi chiamò perché voleva sapere come mai la lucciola faceva le pulsazioni luminose fredde. E io ho detto, però mia, se non sei te, sei un pezzo grosso, voglio sapere, non voglio niente. E allora dice, ah, io voglio andare a studiare, a vedere, eccetera. E vai, vai, allora è andato, in giugno, era in giugno, è andata, dopo 2, 3, 4 ore è venuta a passare le lumache, le mangia le lumache col guscio. Oh, ma è un guscio, ma sei matto,
la farina con il pelo, sì, adesso te lo spiego. E allora, cosa fa la lucciola? La lucciola c'è un acido gastrico. Mentale se lo tiene per mangiare, per digerire. L'altro metallo d'opera per andare a beccare le lumache sulla coda. Li becco bene sulla coda, poi la lumaca si rivolge, allora la va a beccare ancora da tutte le parti del corpo e poi la luce se ne va via. Dopo 2 o 3 ore ritorna, la lumaca è morta e è diventata gelatinosa. Lei assorbe questa gelatina e si nutre solo della lumaca, quindi probabilmente la lumaca deve avere un segreto, se fa la luce lo fa in posizione luminosa. E allora ha studiato ancora, è andato là e ha capito che c'era il motivo segreto della lumaca, che è quello che poi ha sviluppato tutta la conoscenza del ritmo e tutto quanto. La lumaca, quando è in questa posizione, quando scende su di noi, viene giù un movimento rotativo, quindi a spirale. Difatti, tutte le materie che esistono sul nostro pianeta sono tutte rotonde. Ha il movimento rotativo verso destra e quindi è l'energia solare che scende verso di lei. Però girando sempre in questo modo, l'energia solare entra nel nostro pianeta e ritorna ancora di nuovo al Sole. E guardiamo, giro sempre a destra, ma capovolgo la lumaca. Capovolgendo la lumaca, cosa viene? Il movimento di destra diventa sinistro. Allora ha capito Guglielmo Marconi, ha capito che l'energia che esce dalla Terra è un movimento rotativo sinistroso, invece di averlo destroso come quello che scende. E quindi ha capito che c'è un ritmo Sole e Terra. E questo movimento rotativo di energia che esce dal nostro pianeta fa vedere tutte le cose all'incontrario. E adesso tra poco vi farò vedere perché noi diciamo che tutto è fermo e gira solamente l'energia solare. L'energia solare è prodotta solo esclusivamente per gli spostamenti che avvengono ogni volta che l'energia dei pianeti entra nell'energia solare. Adesso, per dare una conferma che ci sono, questo qui è una verità, vi faccio vedere che il gruppo di animali è quell'altro, che è in questo modo. Lo vedete? Ecco, qui c'è un movimento rotativo di destra e un movimento rotativo di sinistra. Questa lumaca, quando è a 500 metri di profondità del mare, l'acqua di mare la riempie in questi piccoli contenitori. Questi contenitori poi, prendendo l'energia solare terrestre nel mare, trasforma l'acqua di mare in azoto, diventa leggero sale di notte, perché di notte che sale di notte e viene a mangiare e poi ritorna ancora a mare. Tutti 7 colori, c'è il rosso, l'arancio, il giallo, il verde, celeste, indico e violetto, sono i 7 colori dell'arcobaleno. Allora, questo qui scendono giù a destra, questi colori, insieme al sole, e mescola assieme. Che cosa salta fuori del colore? Girando forte in questo modo salta fuori il colore della terra, ecco il grigio della terra. Vedete? Vedete qui il grigio della terra. La pianta, quando è dentro, che è dentro, percepisce coi rami l'energia solare e con la terra le radici della terra. Prende queste 2 energie e può prelevare tutti i colori che vuole. Ma in che modo? Perché quando l'energia terrestre nel nostro pianeta, dentro il nostro pianeta, ritorna di nuovo al Sole, gira senso contrario. E girando senso contrario in questo modo, vedete?
vedi, in questo modo qui i colori si dispano e vedi il rosso in basso come il magma che c'è e poi c'è l'arancio, il giallo, c'è tutti i colori, vari colori e ogni colore ha un ritmo, sole e terra. Allora la radice quando viene lì prende il ritmo del colore che vuole e viene fuori il fiore. Ora i grandi scienziati, io dico sempre i grandi scienziati, guardiamo il sole giallo, e gli avviatori dicono che l'energia che esce dalla Terra è blu, è celeste. Dallo blu che colore viene fuori mescolandolo assieme? Il verde. Viene fuori il verde, ma molte persone non lo sanno. Mi si è messo a ridere perché io dipingevo questi colori. E dice, ma tu che sei un chirurgo non capisci che nel nostro corpo c'è il sangue che è rosso, la bile che è verde, il marrone che è fegato, la urina che è gialla, tutti i colori ci sono dentro. E quindi, ah, sì, è vero, e non lo pensiamo mica. Ed ecco che noi abbiamo fatto l'apparecchio. Sì. Adesso... un'impressione dovuta a una riflessione della luce che produce il movimento rotatorio. Infatti, facendo il movimento dalla riflessione, il cosiddetto sistema stroboscopico, stroboscopico. Ecco. Luca, riesci anche a riprendere un po' lui da lì? Che mi piacerebbe riprendere con questa luce. Dici, se proviamo, se viene qualcosa. Se è in campo il microfono? Buio. E quindi... Sì, lei vada tranquillo, mi spieghi, continui pure a spiegare. Allora... Qui c'è... Abbiamo una macchina rotativa che produce il movimento rotatorio di energia solare, la quale dà la possibilità di fare vedere gli oggetti in movimento per riflessione. E se voi vedete questo oggetto qua sopra che è fermo, si vede l'immagine in movimento. Questo è la cosiddetta presa in giro che il Sole fa a tutti i scienziati del mondo. Quando gli scienziati cominceranno a capire questo, cominceranno a conoscere che cos'è il ritmo solare terrestre. Di avere una riflessione degli oggetti e non una realtà dei fatti. Mm-hmm. E questi colori che ha usato qui per questa... Questa macchina qui sono sempre quelli dell'arcobaleno, no? Sì, è quello dell'arcobaleno, perché qui dentro c'è il cosiddetto ritmo solare terrestre che noi siamo riusciti a separare una calamita e per rilevare solo l'energia positiva di carne. Allora abbiamo detto che c'era è morto di angina pectoris. Ma invece è perché le crescenze della carne hanno chiuso continuamente, chiudevano continuamente le vene. Un'altra volta, un momento qui cadevo anch'io i primi esperimenti che facevo qua. Mi ha salvato un buco con dell'acqua e mi sono messo lì. E piano piano, infatti questo braccio che adesso lo muovo bene, era tutto paralizzato. Il ritmo e mi ha fatto ritornare al ritmo normale. Dopodiché noi abbiamo fatto lo specchio magnetico è il regolatore di tutte le cellule che vengono messe in movimento, che la calamita, il flusso magnetico, sia un'energia. No, è una materia, è una vera materia. Allora dopo la materia per distruggere un'altra materia, per distruggere quest'altra materia fanno una terza materia che è molto deformata e quindi viene fuori la cosiddetta energia nucleare.
che deformano tutte le varie energie solari che apre la cellula. E quello terrestre che ritorna che la chiude e fa la pulsazione in questo modo. Ogni pulsazione produce una cellula della materia. Mm-hmm. Quindi può avere 50.000 qualità di cellule, basta avere il campione, come fa Madre Natura. Infatti noi possiamo prendere qualsiasi materia e mettere in mezzo le due polarità positive e negative della calamita, cioè monopoli positivi e monopoli negativi, messo insieme lasciandola lì cresce, la materia cresce. Indica che ostacoli le comunicazioni naturali. Ma prima che si faccia capire. E la televisione? Quello. La televisione deve scomparire completamente. Tutto, radio, televisione, tutto. Anzi, io volevo fare ultimamente un esperimento di bloccare tutte le radio e televisione, ma è arrivato il comune e mi ha dato la morte. Allora ho detto a mio figlio, vai te, va là. Faccio dei guai in intanto. Aspetta un attimo, voglio vedere il risultato. Pure che così riprendiamo bene. La persona va su, mm-hmm. Dietro ci sono tutti gli apparecchi in carica che prendono tutte le energie dal di fuori. Se è negativo da buono, se volete ve lo faccio vedere. E davanti alla persona che va su, qua sopra, deve prendere un movimento rotativo di destra e un movimento rotativo di sinistra con le mani, uno in alto. Allora noi abbiamo fatto l'antidoto che è lo specchio. Le persone quando vanno lì ritornano le cellule allo stato normale e le malattie riprendono il ritmo normale, quindi guariscono automaticamente. Mm-hmm. Il ritmo è la cosa principale della... A Bologna, a Messeria, adesso cominciano a capire qualche cosa, meglio tardi che mai. Allora, questa materia ha la possibilità di avere la pressione verso, diciamo, verso terra, la cellula prende una pressione forte. Poi riceve quella che ritorna dal pianeta Terra verso il Sole in senso contrario e fa un movimento di pulsazione, come il cuore. Mm-hmm. Come il nostro cuore, apre e si chiude, ogni pulsazione che fa la cellula sarebbe venuto fuori il famoso raggio della morte. Mm. Sì, che poi... Purtroppo l'hanno fatto altre società di cui... E questo è terribile, perché è una scomposizione della materia che si affronti anche a fare questo raggio della morte. Che noi non volevamo, cioè proibito, vogliamo Marconi, non l'abbiamo fatto. Ma ha fatto un'elettricità che non si sa chi è. Però sono venuti, siamo riusciti a dare la loro mm-hmm. materia. E quindi questo è stato... Quindi noi abbiamo l'antidoto di questo fatto. Abbiamo lavorato molto, parecchio per questo. Infatti era poi questo il volantino, il documento che mi aveva dato l'altra volta, no? Dell'antimateria. Sì. Questo? È quello, sì. È l'arma più micidiale che potrebbe esistere nel nostro pianeta. Che comunque poi le bombe atomiche, la bomba... negative, l'ho scaricata bene. Poi l'ho messo in uno specchio, finita la posizione dello specchio di tutto quanto, e scese e facevo una fame, era 7 giorni che non mangiavo e vomitava sempre. Allora se ritorno un'altra volta, è tornato col marito e l'ho disintegrata completa. Però è stata licenziata da Rubio. Il quadro di comando, cioè lei con questo comanda... Mi vengono per elevarsi, eccetera. Qui abbiamo una lampadina a corrente alternata. Uh-huh. Girando questo, l'energia viene assorbita dalla lampadina e allora lei vedrà che girando questo fa questo arco qua così. Fai vedere. Giro, Lo vedete sì? L'arco? Sì. Si vede l'arco?
Adesso io lo giro forte e vedrà che diminuisce la luce delle lampadine. Lo vedi diminuisce? Noi l'abbiamo fatto a 9 ore. Quattro nove ore che abbiamo eliminato completamente la luce lasciando la corrente. E ogni volta che passava di lì io caricavo il liquigas e allora prendeva tutti i rimi di vari del rame, del ferro, eccetera. Allora quando cadevano così, col del ferro cadevano, i quarti si scioglievano, eccetera. E molta la neve che cadeva ha creato. E quindi è stato un mese e mezzo senza luce Bologna e dintorni. Che avevano dato la colpa che era la neve. Vediamo anche. Sì, allora se può far andare la, sì, la lì, macchina, sì. Sì. E poi. Sperando che non faccia anche piovere. Sperando che non faccia piovere col sole che c'è. No. Gli extraterrestri ha per caso in mente una forma. Cioè, per noi abbiamo cercato di conoscere che loro là non fa l'amore. Ah, è come hanno un altro metodo riproduttivo? Sì, loro dentro hanno già tutto, c'è maschio e femmina. Ah, quindi sono ermafroditi? Suddividono in continuazione. È quello che sto facendo esperimento io, di contenere, di far contenere alla donna anche il maschio senza averlo. È un esperimento che... Bellissimo. Che è una cosa. Quindi di ricomporre... copiando quello che fanno loro, capito? Di ricomporre l'antico... Infatti l'ombrico è l'animale, l'unico che assomiglia molto, perché tagliandolo in due ritornano come prima, tagliandolo in quattro lo stesso. Però l'ombrico fuori di terra muore, cioè l'energia terrestre basta. Ecco perché adesso noi abbiamo la possibilità del ritmo magnetico, invece... Mm-hmm. Il ritmo solare è la cosa migliore che ci sia, perché tutti i pianeti hanno quello. Però la comunicazione, cioè questi extraterrestri hanno un altro metodo di comunicazione che non è il linguaggio come abbiamo noi, cioè non parlano, non si esprimono con le parole. Finora noi abbiamo ricevuto figurazione. Cioè dei disegni? Figurazione? Sì, delle figurazioni a una... Un gioco di specchi, di riflessioni. E adesso invece vogliamo fare direttamente i ritmi perché abbiamo scoperto un pianeta tra Marte e Giove, chiamato noi pianeta vivo, il quale adesso i scienziati cercano di trovare lì, di studiare lì, perché io avevo vestito questo e lo stanno studiando. Un altro col quale? L'altro 20, 30, arriva prima uno. Lo sposta, quell'altro lo stesso, quell'altro e allora lo fa girare. Ma nelle penetrazioni di queste energie c'è una comprensione. Mm-hmm. Quindi polvere d'alluminio, quindi si caricano qui e lo specchio riflette le due energie di cui hanno la possibilità di rigenerare tutte le cellule. Sto guardando, sì. Può riprendere i tubi frontalmente? No, c'è un pannello davanti. Vento, proprio. Da qua? Facendo così io faccio aumentare l'energia terrestre di uscita, maggiormente di quella di prima, in questo modo. Se voglio fare scendere il sole con più potenza, allora faccio in questo modo e faccio scendere. Quando vedo questo è rotto, allora noi andiamo a colpire la direzione di quella lampadina rotta e un satellite lo facciamo cadere. Ecco, ce ne sono tante. E questo è il ritmo, vedi, fare quello del gallo.
tutti i fili che collegano fino là. E ogni lampadina c'è proprio il filo, per sapere che i terremoti si può venire qui? Che devono venire un mese prima, giorno e l'ora della apparizione del luogo. Perché girando con la luce questo gira, girando in certo momento si ferma e il punto nero sappiamo un mese prima, il giorno, l'ora, i minuti che arriva il terremoto. Questa è una scoperta fantastica, perché il problema dei terremoti è che non si può prevederli. Sì, ma mandaterò molto. 200. Ti porto. Potremmo spostare un pochino il tavolo per permettere a lui di andare un po' più indietro? Sì, sì. La disturba molto? Per quello che si vuole. La luna della terra che ha voluto prendere la luna. E questo qui diceva? Che... Questo qui è quello che abbiamo comunicato con i pianeti. È tutto guarito. O morto. Sì. Sempre per lo stesso principio del... Sempre, quello lì è l'unione e moglie. Se faccio un regalino, allora me lo lascio questo vire qua. E quello mi diceva che il suo amico medico le aveva contestato i colori. Sì. E poi qui con la lampada si vede i colori. Comunque li disegna lei questi progetti? O se li fa disegnare da qualcuno? No, fa tutta roba, insomma, i collaboratori vengono a darmi la mano, un aiuto. Ne ho circa 2000, ma non si fanno conoscere, perché ogni volta che li fanno conoscere mi è distruggendo il quarzo. Poi... infatti, dopo gliel'avrei chiesto, era una delle domande che volevo farle, cosa ne pensavo di questa nuova scoperta del top quark? Sono tutte deformazioni delle cellule, la deformazione della materia, ma perché deformarla? Ma nella zona 50-60 eruttano continuamente, quindi dovrebbero completamente rovinare l'aria, no? Non fanno niente, anzi stanno così bene. Più eruttano, ci vogliono credere, non posso mica... Quello apparecchio di terremoti là, è venuto fuori la storia delle alghe marine. Allora io ero, per combinazione, era andato a cedere l'apparecchio. Questo apparecchio funziona molto bene, sì, per basta mi dite dei galleggianti di legno solto che rimane galleggia per l'acqua, sì, e poi il rimo solo in terra, quindi... Però voi non lo farete mai questo apparecchio. Perché? Perché se fate quell'apparecchio qui, non prendete più i soldi del governo e allora non avete più il guadagno. Invece in questo modo... ufficiale è tutta una questione di soldi, come legata la, sempre... Come quando io ho telefonato... Sì, ho telefonato a cosa? La questione era questa, nell'apparecchio, nelle macchine, si metteva una luce e guardava in basso. È una luce che guardava in alto. Quando da una parte e da quell'altra, quando camminava la macchina, si caricava di energia solare terrestre e la neve si scioglieva. Una cosa semplice. Anni delle macchine. Per qualche morto in più o qualche morto in meno, è meglio fare guadagnare gli operai e avere gli operai nel lavoro che non avere. Ma per me va molto bene, benissimo. Però uno di questi qui è morto. Per un incidente automobilistico e morto, è rimasto seccato completamente. Però questo qui a prendere in mano dopo un po' pizzica, brucia,
perché c'è molta energia, molto ritmo superiore al nostro. E lì lo sento già. Quindi non riusciamo a fare una ripresa molto lunga. Perché sempre lì fa male le mani. Vedi, anche quello è stupido che hanno fatto gli americani. Vengono a portare giù la terra, ma cosa serve? Se portavano su 4, 5, 6 quintali di semi, ma che duro ne serve? Difatti noi in quell'operecchio lì, vedi quello lì, quello lì, lì dentro c'erano circa 250 germi di varie piante, di grano, granturco, orzo, avena, eccetera, e li abbiamo lanciati sulla luna. Sono nati, così ma dico gli americani, perché io non ci sono andato alla zona. Il tubo grosso, che avrà visto sulle, sì, sulle forme, quel tubo grosso, che si lanciava tramite questa barriera, si lanciava sulla luna e poi succedeva. Infatti c'era un mio collaboratore di Faenza, il quale si divertiva a spostare la corona luminoso della luna per far vedere che era in pericolo, perché dovevano giù un campo magnetico e far dire portateli giù, non hanno scortato, sono morti tutti. Allora adesso gli americani non credono più perché vogliono fare loro di superiore, invece i russi ci credono. Ricordare ogni volta che c'è qualche foto che dice lei, vedi cosa fanno, vedi. Che cos'è la calamita? Un ammassamento di energia solare e un ammassamento di energia terrestre. Lì produce la calamita. Le due polarità produce il verde. Poi riprendiamo anche il possibile. Questo adesso è soddisfatto perché qui ci sono... Qui quindi il polvere d'alluminio. Questo gira da una parte e quell'altro gira da un'altra. Ma come mai la polvere d'alluminio? La polvere d'alluminio è l'unica sostanza. Abbiamo un positivo massimo, caricando il positivo si può fare tanti positivi differenti e negativi, perché basta fare una cosa piccola, positiva, che li rilanciamo. Noi sappiamo che le nuvole sono cariche di energia positiva solare. Allora, energia solare, quelli negativi, attirano e viene la pioggia. Infatti, quando sono andato infatti l'anno scorso siamo arrivati a 45, abbiamo, siccome io sono una cantina di 8 quindi profondità, sono uscito dall'Africa. E lì ho messo... Non voglio fermarlo perché si stava aumentando. Allora finalmente un po' di FIFA. Mi diceva venire qui si scuote. Accidenti. E ti entri? Andando quello sulla luna, la luna esplodeva e mandavo fuori piccole materie, tutte luminose belle. E allora un giorno, sparando forte, una grande luminescenza, allora dice che cade la luna, c'è una mia cantina, e di adoperarla come fanno loro. Ma là hanno importato anche la roba, ma tanto non... Io credo a un fatto che sono andati sulla luna o no? Tutte le composizioni. Allora era le prime volte, se qui le conveniamo bene, facciamo bene. Io ho visto comunque che adesso... Però noi con la parete di là li preghiamo. Adesso poi lo vediamo la parete di là. Li preghiamo in pieno. Non possono credere che non è vero. Perché loro vanno con... Dove? Cioè, si accende solo questa? No,
Ma sono ancora importante. Già una settimana, solo mia moglie è rimasta a fare da giapponesi che erano venuti. E ha detto, non sbaglia mai, perché qui c'è delle cose che sono veramente vere. 20 anni fa. Va meglio? Mentre qui è una materia che assorbe e unisce i due colori, allora produce il terzo colore, che è quello del verde. Su per giù è una manifestazione per far capire che nel cielo là non vediamo mai il verde, perché non c'è nessuna materia assorbente, ma è semplicemente riflettente. È la famosa riflessione che noi subiamo. Separazione delle due energie, quella della polarità positiva e quella negativa,
facendole separare, noi adoperiamo tutte queste batterie. Due bobine e energia corrente continua. Era fatto andare per un anno, giorno e notte, sempre, 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 in continuazione. E ogni volta cambiavo le batterie. Stufo, non ne potevo più, le scarpe erano tutte belle dritte. Ma cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Ho visto quello che ho fatto, quello che è successo a me, è successo anche a me. È stato lì un po' a pensare, prova un po' a cambiare le polarità. Era 130 volte, cambiare il giorno, non c'è una parola, però l'ho cambiato. Nel cambiare il piede, invece di andare su, scendevano. Dice, tu hai fatto una delle conoscenze migliori del mondo, hai separato le due polarità, positiva e negativa. E allora hai spiegato che metti in moto la caramella? C'è una grande quantità di polvere d'alluminio, si caricano e producono le potenze che si vuole. Le devo chiedere però di farcela vedere, c'è la luce accesa lì che lui sta riprendendo. L'uomo era dentro in casa nostra, in questo camerone qua. Poi dopo l'hanno fatto tra là, eccetera. Allora io ho costruito degli apparecchi, e gli apparecchi non avevano gli automatici naturali, erano invece bloccati, dovevo farli spegnere, scendere. Allora io ho telefonato lì in direzione all'autodromo e gli ricordo quando vengono domani, perché devono passare sopra i nostri apparecchi perché si fermano qui dove ci sono già fare il pallone. E dice, mamma mia, adesso sì. E ho preso l'occasione che un bigliettario lì mi aveva bucato. Vabbè, faccio qualcosa, ma guarda che domani le corse qui non si fanno, perché non sono venuti fuori. Ah sì, quante storie quella, eccetera, eccetera, se non che. Allora ha rimandato alle 2, 3, 4 un altro qua ancora più forte. Poi alle 3 ancora più forte, non potevo neanche andare nelle macchine. Alle 3 un quarto. Alle 3 e 25 c'era un sole magnifico. Stupendo, meraviglioso. Allora sono venuto da me, ma ne seguina. C'è un testimonio se non ci credi. Però è una cosa che un giorno potrà essere utile questo. Poi altri giovani. Beh, però ci sono ancora tantissime cose che non si riescono a spiegare. Logno sono diventati mezzi matti, avrei dovuto dire che non disco volante, per tranquillizzarli un po', eccetera, poi da una meteorite. Finito. Vedi, per esempio, quello che vedi, gli uomini sono talmente intelligenti che le cose semplici non riescono a farle. Le do un esempio. Hanno inciso la voce, il suono, la persona, i paesaggi. Hanno registrato e inciso tutto, si sono dimenticati di una cosa. L'incisione era la corrente elettrica. La corrente elettrica era la cosa più facile di questo mondo, quello che ho fatto lì. E perché non incidere la corrente elettrica che è un campo magnetico? Prima che arrivano a quelle. A pensare che incidendo la corrente si può avere tanta corrente gratis senza costare un soldo. Che si può riutilizzare. Sì, continua. È uguale come i nastri, prendo un nastro e incido prima la polarità negativa, poi la positiva, poi lo metto assieme e faccio il cuore e viene con la corrente. E non lo voglio, io l'ho fatto.
Sì, perché Guglielmo Marconi me l'ha proibito. Invece gli altri non fanno. Adesso è negativo, tengo, adesso è positivo, queste due polarità producono la materia. O meglio dire, del cielo, negativo. Questo facendo entrare il nostro corpo e equilibrio il campo magnetico. Lo squilibrio per poi riacquistare. Bellissimo. Allora, potevo avere la possibilità di farlo funzionare per tutta l'Europa, tutta, forse anche tutto il mondo. Mia moglie me l'ha fatto eliminare. Tutte le parole, le parabole, dopo le vedi. Alla base della vita della natura ci sono sempre due elementi, che poi uno solo, che poi è l'energia solare, sempre uno. Che poi viene giù, torna ancora su, sempre quello. Solo che facendo questo movimento, la grande scoperta è che con le due, con l'energia, la scienza, l'uomo non farà più nulla, si aiuterà da solo. E di fatto non ci sarà più oro, non ci sarà più argento, non ci sarà né premi né niente eccetera, perché non varrà più nulla. Faceva, ha prodotto delle, ad esempio con le pesche, riusciva a ingrandire le pesche, a ingrandire i frutti. Già una volta io avevo qui, era un orto di 5 ettari e voleva qualche cosa di buono, allora l'esercente che era qua, dice da me in medicina, se non c'è qualche cosa di nuovo, di frutta, da presentare alla regina quella. Sì, sì, guardi, faccio delle fragole grosse. E allora io l'ho fatta. Tutte le piante erano cominciate a bombardare, scommando fuori quelle giovani latine, quantità, cioè. E insomma, in poche parole, hanno mandato le cassette in America, là in Inghilterra, con delle fragole di mezzo chilo l'uno, grosse, enormi, e allora tutti meravigliati. Lì era qui con Becca, sai, Becca era il figlio in Inghilterra. E allora tutti volevano vedere le piante qui, là, eccetera, eccetera, perché un cestino ci stava una fragola sola, perché era veramente grosse, quindi allora è venuta una commissione qua a vedere le piante, che piante sono? Ieri dice, vedete, eccole qui le piante. Ma come, sono tutte bruciate? A me per forza le bruciate, perché per fornire un frutto grosso così, all'operare una grande forte energia di sviluppo, ma poi la pianta non ha resistito e da, sono rimaste male poi. si ferma il continuo. Eccole. E quindi lei li faceva così grosse senza diserbanti, niente, senza intervento chimico, solo con i monopoli. I monopoli, sì.
energia potenziale negativa. Una volta, dunque, un giorno viene qua la commissione. Non abbiamo pensato a prendere le pile. No, per le cassette. Funzionerà. Ma quando si ferma così, infatti, è proprio... E la camionetta dei carabinieri con il capitano, poi quello di Bologna, eccetera, c'era anche l'ufficiale sanitario. È perché c'era una fila di gente. Suona il campanello, viene da me e fa, dice, Irina, senta, noi vogliamo vedere qualche esperimento come vuole. Quindi io me ne vado perché ho un imbroglio, non voglio essere rovinato, sì. Allora io faccio vedere agli altri questa roba qui, eccetera. Allora dopo allora mi dicono, guardi, lei passa da noi, dall'ufficio da noi, fondo del cubo che metteva. E me lo sono dimenticato aperto. Allora vedo che quando vanno lì a scendere i carabinieri, eccetera, girano e non vanno, il motore non va. Ma dico, scusi, sono disperato un momento, dice, perché ho lasciato aperto il movimento rotazione del cubo magnetico, quindi non potete partire. Mi sono messo a ridere. Ah sì, non ci credete. E mi sono seduto sulla panchina. Partito? Non partito. Allora viene fuori il capitano, il carabiniere, mi fa, dice, ma è proprio vero quello. Guardi, io le do i secondi. Guardi, quando lei sono 15 o 20 secondi, dopo voi potete partire. Perché devono cadere tutte le energie magnetiche. Allora dice, lei va a spegnere, è un guardato l'orologio. Beh, dopo 20 secondi, quando l'hanno fatto andare, sono partiti. Sono andati via. Allora mi ha detto il capitano, se ricordi di passare da noi, eccetera. Io mi siedo e poi manda via tutti quanti e poi fa, Irina, lei faccia tutti gli esperimenti che vuole, ma perché non sappia niente, mi raccomando, non sappia niente. Mi ha salutato, mi ha fatto tante cose. Dei parchi lì del tribune. Io li bombardavo e scappavano i moratori, perché gli davano noia. Allora il commissario mi ha chiamato e ha bisogno con me, sì. Mi ha portato dal medico comunale per farmi visitare, per farmi mettere di dentro. Allora mi misura la pressione. Allora io gli dico al dottore, senta dottore, come la vuole? Come lo vuole? La pressione? Come lo vuole? Sì, mi dica lei come lo vuole, che io glielo do. È possibile. Guardi, adesso si vede 160, 180, 200, 220, 230, anche 300, anche 320, vedi? Al momento sveniva. Perché si gioca bene, basta stringere bene con i nervi, secondo me. Allora è venuto poi il commissario a prendermi e fa, ti dico al commissario, vai a vedere con me il medico, perché era mezzo svenuto dall'impressione che aveva fatto. Poi dice, ma voi fate bene a fare questo, ma vedete qui è il libretto mio e ci sono tutti i fogli di tutti i ministri, di vari ministri dell'agricoltura, della scienza, che dice, bravo Chino, continuo, se ne vado avanti, va benissimo, ci sperimenti, continuo, se... Dice, siccome lei mi considera matto, anche tutti questi qui, che sono ministri, sono tutti matti, ma lei non me l'ha fatto vedere prima, ma poveretto, anche voi altri fate il vostro dovere. Volevate mettermi dentro, ma se vado dentro io, per vostro clamore dovete mettere dentro tutti i ministri, perché tutti i ministri mi hanno dato il libretto.
vada via, non ti faccio più vedere. Luca, hai ripreso il... E man mano che io parlavo con il sindaco, ho buttato i cachet pieni di polvere alluminio sotto i tavoli. A tutti gli uffici del comune, eccetera. Ma non sai che è disperata la donna a pulire qui? Più pulisce, più sporco, perché la polvere d'alluminio è un disastro. Più che si pulisce, più sporco di più, perché rimane attaccato. Ha rovinato tutto, è venuto anche da me a fare questo. Ma che scherzo è? Qui da... Guarda che io non faccio niente, qualche donna ve la faccio io. Ma vuole che io faccia una cosa simile davanti a una testa come lei, ma neanche per il pulisce. Ah, paralizzato la donna delle pulizie. E poi giriamo, allora, come le ultime macchine fuori? Sì. Mm? Questo che cos'è? Dunque, questo qui è l'apparecchio che serve per allontanare e avvicinare le nuvole, per fare bel e brutto tempo. Perché abbiamo cali di polvere d'alluminio di positivo o negativo, di polarità positiva, di monopolio positivo o negativo. Allora, in questo modo io posso fare delle fortissime potenze di... Come fa Madre Natura? Madre Natura cosa fa? Carica di energia solare le nuvole con piccolissime particelle, poi dopo li mette tutti assieme e fa delle potenze grandi, fa i temporali. E noi facciamo, sì, Luca, la stessa roba. Puoi fargli, mentre lui... Certo che verrà mossissimo. C'è qualche luce qua, l'erba, perché con questa energia qui cresce tanto in quell'erba la mia disperazione. Stop un attimo. Ti arriva? Stroboscopo ritmico magnetico. Questo apparecchio produce i ritmi della materia, quindi produce le cellule. Clare, che è un po' di polvere d'alluminio. E prendo quello terrestre, eccolo qua. Allora il ritmo, fermandolo qui, produce la materia, bloccandolo qui. Infatti, questo... qua c'è un fiorellino che viene prodotto da questo ritmo sole e terra. Alla sera si vede il fiorellino prodorsi e poi si sciogliere. E tutti quegli altri, quelli che ci sono. Poi il temporale, quella roba lì, la fa tutto fuori. Qui c'è l'apparecchio dove a momenti io ci rimanevo. E quello che Marconi è rimasto male. L'apparecchio, al momento si rimaneva come vedevamo Marconi. Perché qui si formano i ritmi, vedi? Bassi in alto i ritmi continuamente. Allora,
Marcondo stava lì vicino così appoggiato, appoggiando così il ritmo cadeva qui, e cadendo qui faceva gnocco, come la cellulite. Penetrava dentro e chiudeva le vene. Io sì, non ci sono rimasto morto. Per fortuna mi sono salvato, invece lui ci è rimasto morto. Ecco, possiamo fare una... Ecco, l'abbiamo distrutto. E allora sono rimaste queste. Ma quelle funzionano lo stesso. E quindi qui dentro c'era la lampadina che pulsava, adesso l'abbiamo levato perché non c'è più il contatto. E qui abbiamo i colori, tutti i colori. E qui c'è sempre una fortissima energia ritmica, fortissima, continuazione. Qua abbiamo un apparecchio. Questo apparecchio preleva l'energia della terra, la superficie della terra, però si sfoga con quello là. Quello là è lo sfogo di questo, altrimenti scoppierebbe. La parte di là c'è lo stesso apparecchio, ma profondo 7 metri, dove ci sono tubi con 22 lampadine pulsanti corrente alternata. Pulsante di 150 watt l'uno, che pulsano e prelevano, da lì prelevano il centro della terra, proprio nel centro della terra, e me lo porto in laboratorio. Lì vivono le formiche in grande quantità, e vivono anche le bisce in grande quantità, e quando vengono, che l'estate, che mi vedono, mi corrono incontro, vengono sui bracci, si lasciano accarezzare. E lì ci sono formicone grosse, quelli perché giungono nel buco qua. Questi sono tutti tubi pieni di polvere d'alluminio. Tutti tubi, che prima, questo qui era quel famoso canone. Tubi, quindi polvere d'alluminio che si muovono, che girano, che dopo vi farò vedere girare, le quali hanno la proprietà di emettere energia o captare energia a seconda delle polarità che noi diamo. Bene, bene. E qui ci sono i buchi delle bisce, qui le bisce non sono qua a pelle. Ma questo diceva allora il centro è collegato, richiama le energie dal centro della Terra? Al centro della Terra. E allora dopo le facciamo vedere. Che è questo? Se non ci fosse non potrei vivere in una casa tua. Oh, non si stanca mica, ho detto. Mi dispiace che la faremo stancare. Ma ok, io mi diverto. Questo qui è il suo simbolo, no? Quello non è che... Ecco, qui ce n'è, poi ce n'è ancora là. Vediamo anche vedere le cose.
Non si è nascosto perché mia moglie non ha più per vedere. Adesso un attimino. Se no comunque Luca facendo... Ecco, questo invece serviva per il terremoto. Questo è il terremoto. Ora il terremoto è una cosa semplice. Noi quando vogliamo che una gomma di automobile non venga scoppiata, mettiamo una valvola. Il terremoto è la stessa roba, l'energia solare viene nel nostro pianeta, lo riempie bene di energia solare e poi quando non ne può più scoppia, viene fuori il terremoto. Quindi allora basta mettere la valvola, eccola qui la valvola, questa è la valvola. Sono come film di polvere d'alluminio con le spirali vere, discendente e ascendente. Quanto facilmente sono un sacco di polvere d'alluminio, si vede? E qua... c'è un ferro con polvere di ferro. Il ferro si fa dentro l'inci, in modo che ha la possibilità continuamente di caricare e scaricare in continuazione. Quindi questo apparecchio c'è stato un giorno. Da giorno ce l'abbiamo messo 20 anni fa. Il terremoto in Lima non servisse niente. Loro dicono che perché non sono più venuti, sì, però non so. Però abbiamo fatto questo apparecchio 2 mesi prima, io l'avevo messo quando c'è stato quel famoso terremoto in Alto Adige, fortissimo. Allora io l'avevo piantato giù e ho visto un bel buco, quindi poi si è buttato tutto, quindi c'è quello successo sottoterra, eccetera. Invece era il passaggio del terremoto, aveva fatto sfogare qua e si era scaricato laggiù. E qui abbiamo i 7 colori, vedi? I 7 colori, i quali sono quelli che vengono conservati in tutte le varie parti dell'energia. Qui venivano, quando le persone stavano poco bene, venivano a caricarsi, perché partivano da là, facevano questo giro per così, giravano fino ad arrivare in cima. Quando in cima, poi con l'altra mano giravano e si caricavano. Sto vedendo sempre di quelle maestre, professoresse esaurite, andavano via cariche. Ora, questo qui, che è una valvola, e quando sono andato a raccontare in America che è successo qua, guardi, le valvole sono messe a ridere. E io le dico, voi ridete, pigliateli. Io me la rido e sto bene, perché anche al mio momento che cosa vuoi? È una cosa così, funziona bene da 20 anni, e quindi ormai ci sono abbastanza parecchi. Vuol dire che la valle, che può gradire, l'uomo per eliminare i terremoti, mette quel cemento di calpestruzzo sotto, una bella cappa. Poi esplode ancora di più perché il peso, tutto il peso, guardate in Bassa Italia, i comuni che sono rotonde, falce rotonde. I trulli? Trulli. E lì cos'è? Tutto rotondo, no? E quindi qua va giù e si scarica dal miniere. In Inghilterra ce ne sono a migliaia. Stonehenge? Eppure i terremoti non si sono mai visti. Quando sono nato io, i terremoti non ci sono stati. In Italia c'erano allevati per quello che sono arrivato. Quindi automaticamente, in tempi antichi, scaricavano i movimenti pellurici con i menhiri d'orme. E loro credono che siano pietre di monumenti, di persone morte, eccetera. E quindi in questo modo qui, loro eliminavano. Infatti, giù in Sicilia,
Ci sono i dolmi femminili, quei punti lì per un momento non viene. Ma cosa vuol fare? Non si esplora e bisogna lasciarli fare. Però questo, se lo levo, penso che dopo un anno o due per un momento arrivano. Perché questo qui ha una potenza dai 40 ai 50 km di circonferenza. Chi ci crede, bene, chi non ci crede, come si fa a vedere? Sarà la metà. Vedi questi alberi qui, hanno una vegetazione straordinaria, hanno messo, vedi, li hanno levato, le piante di là. Questo è sì. Questo è albero originale, perché vedi, ci sono le foglie con la ricca, perché sono di colore. Quindi è una riproduzione di, una, di un albero naturale. Esatto. Come facciamo a venire qui? Non devono le lampade, perché qui abbiamo smontato, che erano quelle a fare là, laggiù, rotonde, che erano attaccate qua, le abbiamo levate. Ciao, oh, bello! E così qui si vorrebbe fare, qui si vorrebbe fare quell'apparecchio là. Mm-hmm. Quell'apparecchio che ho visto. Ma beh, che unga mia moglie. Non le tangenti, regali. No, se si va al lavoro dico, guarda, ti dai un affitto col terreno lì, ti danno un tot e lasciamelo costruire. Ma anche questi campi magnetici, queste onde magnetiche. Ma come ha fatto a essere questo albero così, da solo? Come ha fatto a tirarlo su? C'è circa una ventina di collaboratori. È ancora adesso il provino, lavorare meglio. Poi quelli di Genova, poi di Pino. Mi fermi da me. Sono tutti i lavori questi che bisogna, vedi? Sono venuti con le macchine a non dire le persone. Però vi devo dire la verità, ho avuto delle grandi soddisfazioni. È una bella casetta con gli extraterrestri dentro. Poi faccio venire il problema. Un harem? Un harem. Pieni di donne, bellissime donne, tutte nude, coperte. Ogni volta che voglio mettere una donna nuda, io apro e mi danno 10.000 lire. Pensi quanti soldi che farei con si vede tanti quegli apparecchi che non li dia. Però mi faccio il filo anche. Ecco. No, infatti adesso riprendiamo un po' il movimento, poi andiamo dentro, facciamo l'ultima intervista a lui, poi. Cioè l'ultima intervista, gli faccio le ultime due domande.
parli. È un vivo, ogni cuneo elaborato. Sono già passati. Aspetta che lo sto filmando. Guarda, se queste sono cariche. Le mani congelate non ho più. Queste sono da buttare. No, no, le no. Chi ti piace mettere la casinetta? Fai così tutti i nastri. Allora, io volevo chiederle. Se mi parte. Volevo chiederle, ho letto un passaggio di una sua intervista dove diceva che voi eravate giunti alla conclusione che nello spazio e nel tempo esistono più. Che cosa intendeva con questa affermazione, se me la può spiegare? Io non credo a niente. Cioè? Cioè, non possiamo sapere le cose se prima non le vediamo. Quindi non si può dedurre una cosa senza conoscerla. Bisogna prima conoscerla, poi dedurla. Ma lei crede che il tempo e lo spazio esistano comunque? Il tempo e lo spazio per me non esiste. Perché il tempo e lo spazio noi lo procuriamo con delle apparecchiature. Quindi il tempo e lo spazio viene eliminato completamente quando non c'è più nessun ostacolo davanti che crea l'impedimento della trasmissione. Quindi, per esempio, i pensieri sono rapidi, non esiste né tempo né spazio. E i campi magnetici, i ritmi magnetici, non c'è né tempo né spazio. Mentre la radio, la televisione, tutte quelle che sono per il tempo e spazio, quindi non possono avere le comunicazioni immediate. E cosa ne pensa della scoperta del top quark? Ne avevamo parlato prima, però volevo che me ne parlasse ancora. Sono invenzioni di scienziati per me. Perché non esiste nella madre natura i quarti, quindi tutte queste cose qui. Adesso ho messo anche i nomi delle donne, perché non ce ne hanno più da mettere. Quindi per me sono tutte. Cioè, non è l'atomo più piccolo della materia, secondo lei? Non esiste la cosa più piccola, perché è una miscelazione. La scienza ufficiale vuole dividere le particelle piccole per creare una conoscenza. Non può nel modo più assoluto avere la conoscenza perché il complesso non è assolutamente divisibile. Specialmente quello che dà per gli scienziati, perché gli scienziati non sono ancora nella conoscenza che il campo magnetico è una materia, non è un'energia. Loro credono che sia energia e lo adoperano per spaccare e dividere la materia. Invece materia con materia produce una terza materia che è completamente deformata su quella normale.
e quindi è un valore che non ha nessun valore nel senso dello studio sulla scienza di madre natura, sull'uomo, perché vede, l'uomo ha una proprietà sua, crede che con la chimica può distruggere tutto. Madre natura non conosce cos'è la chimica, non sa neanche che cos'è la chimica, ma ha una grande forza, un'enorme forza, la trasformazione della materia, la quale può trasformare in 50.000 parti ed avere la possibilità di avere i risultati senza danneggiare né cellule e neppure le composizioni delle cellule. Invece l'uomo distrugge le cellule con la chimica. Quindi se voi andate a vedere una foglia, non verrà mai distrutta, verrà trasformata da verde in secco, da secco in più secco ancora, fino a quando si trasforma in cose più piccole, sempre più piccole, fino a quando si viene la polvere, dalla polvere si viene all'energia e via di seguito. Invece l'uomo fa il contrario, ma lo deve fare il contrario, perché siamo sotto una riflessione, non l'ha ancora capita, che questa riflessione è la, diciamo, il trucco che il sole fa e che nessuno ancora è riuscito a conoscere. Noi siamo riusciti a conoscerlo per il fatto che tra me l'aiuto di Marconi e poi l'aiuto di stare molto a osservare quello che fa Madre Natura crea su di noi la conoscenza, la vera conoscenza di Madre Natura. E quindi in questo senso non esiste un continuum del tempo, spazio-tempo, non esiste. Non esiste. Un progresso del tempo, siamo fermi ancora. Siamo noi che lo facciamo, siamo noi che facciamo il tempo e lo spazio, perché per permettere, per esempio, una trasmissione, posso permettere a lei, il pensiero mio è immediato sul suo, è suo è immediato sul mio, quindi non esiste il tempo e lo spazio. Mentre l'uomo, adoperando il materiale, diciamo creato, non creato, costruito dall'uomo, allora produce il tempo e lo spazio. Difatti notiamo che la radio è una diciamo, composizione del campo magnetico che perturba l'etere, mentre conoscendo l'etere come noi conosciamo l'etere possiamo eliminare la perturbazione, il tempo, lo spazio e arrivare immediatamente alle comunicazioni rapide. Difatti Madre Natura si nota benissimo nelle tramonti, nelle barre del sole, che non c'è né tempo né spazio immediato, però dopo i colori, che i colori sono dei ritmi. Allora mettendo i ritmi con il mezzo, i ritmi con i ritmi, allora viene fuori la conoscenza della mancanza del tempo e dello spazio. Ma prima di arrivare a questo, credo che i scienziati devono ancora tanto lavorare, perché sono fuori di strada. Con la radio, come diceva Guglielmo Marconi mi diceva, ho fatto il più grande sbaglio nella mia vita, di adoperare i campi magnetici per trasmettere le comunicazioni, mentre io adesso conosco molto bene, ma molto bene, il ritmo del campo magnetico della natura, la quale ha la possibilità di eliminare completamente il campo magnetico elettrico costituito dagli uomini per adoperare quello di Madre Natura, che è il ritmo sole e terra e che elimina completamente la distanza e il tempo che noi dobbiamo produrre per dare le comunicazioni agli altri. Difatti adesso siamo in contatto con i pianeti e possiamo avere relazioni immediate tra un pianeta e l'altro tramite la conoscenza del ritmo solare terrestre,
che è la vera comunicazione del nostro pianeta e di tutti gli altri pianeti messi su. Ma e quindi lei crede in Dio? Io credo a una persona sola, per me. Io credo a Dio perché sono religioso e credo in Dio, che è un essere superiore, c'è, però non è un uomo, è una donna, è una femmina. Perché, o no, sul nostro pianeta, perché sul nostro pianeta abbiamo constatato un caso molto, molto importante, che madre natura produce il seme per produrre la materia. Quindi se madre natura produce i semi, è una femmina. Infatti non esiste sul nostro pianeta un maschio. Esiste solo semi, femmine. E allora io penso che chi comanda sul nostro pianeta e su altri pianeti, almeno credo, sia una femmina. Perché la femmina, da quello che noi abbiamo constatato rispetto al maschio, la femmina ha due campi magnetici, quello uguale al maschio più quella produzione della materia. Allora, la produzione della materia è il principio della femmina, per quanto per amore deve avere un maschio, per produrre poi la femmina, è il seme della femmina. Infatti ci sono gli alberi selvatici, i quali hanno bisogno di avere il seme maschio, maschile per produrre il seme per la riproduzione. La riproduzione è dovuta semplicemente al contatto del campo magnetico solare terrestre. Difatti il seme di qualsiasi albero, di qualsiasi materia, anche solida, liquida, ci deve essere il seme. Il seme è quello che crea la materia. E il seme lo fa madre natura. E quindi madre natura, ecco perché io dico che madre natura, io la chiamo madre natura, la regina dell'universo. Che poi ci sono i capi, Dio, Gesù, Giuseppe, Maria, no? Ma ad ogni modo quello che io finora ho potuto constatare nei miei piccoli studi è quello che tutto ciò che noi viviamo qui è femminile. Il seme non può crescere se non è già alla composizione, e allora riceve. Difatti sono i miei collaboratori che dicono così, che per far crescere, come dice la religione sbagliata, l'interpretato sbagliato, no? Che il seme bisogna marcire per farlo crescere. È uno sbaglio enorme. Il seme deve svilupparsi e quindi deve trasformarsi il seme da piccolo in grande, riempendo dentro continuamente energia solare e terrestre. Difatti io prendo qualsiasi sostanza che esiste sul nostro pianeta e lo metto tra il ritmo sole e terra, quella cresce. Basta avere il seme. Ma la natura, oltre a produrre la materia, produce anche il seme. E questo non lo sappiamo ancora come produce. So che c'è la ricomposizione, però noi abbiamo fatto delle ricomposizioni ritmiche solare e terrestre e siamo riusciti a ricavare dei semi non conosciuti che corrispondevano molto a delle materie esistenti sul nostro pianeta. Ecco perché noi possiamo, ecco perché Guglielmo Marconi non vuole, non ha voluto assolutamente che io continuassi gli studi sul ritmo polare del campo magnetico solare e terrestre, cioè la separazione dei monopoli, cosiddetti monopoli. Perché il monopoli può creare lo scioglimento della materia e la ricostruzione della materia. Allora c'è il pericolo che la colla magnetica, come lui lo chiamava, colla magnetica, che è il complesso delle due energie messe assieme, che messe assieme producono continuamente, in continuazione, la materia,
queste due energie, se viene a levare il distacco, l'attrazione che c'è in distacco, la materia si scioglie. Diventa liquido, gasoso o polvere. E questa è l'arma più pericolosa che potrebbe esistere sul nostro pianeta se la vengono a operare. E quindi lei si sente in piena armonia con madre natura? Sì, io sono in piena armonia, ma anche io non faccio più niente. Proprio sono un uomo che non valgo per nulla, perché tu la madre natura, dandomi queste conoscenze, io ci vado dietro, carrellino, che ci vado dietro. E proprio questo, anche se io mi meraviglio delle cose che avvengono, è una cosa naturale. Mentre l'uomo crede che siano delle cose straordinarie, anche per me è una cosa naturalissima. Però io dico una cosa, una mia domanda personale, in me stesso, che cosa serve questa conoscenza? A me mi fa piacere perché mi sento quasi un Dio rispetto alla terra, non di potenza, ma di conoscenza. Ma se nessuno lo vuole capire, io tra poco me ne vado sotto, per forza per amore me ne vado sotto, e allora cosa serve questa conoscenza? Forse, forse, facendo quello che state facendo adesso, può darsi che dia un beneficio a voi altri futuri. Perché io penso che un giorno, non esisterà più la morte. Sì, mi diceva prima che c'è la trasformazione delle cellule. È che quell'apparecchietto lì che trasforma le cellule, io credo che sia un principio della mancanza di morte. Di trasformazione, ma la mancanza di morte. Per scomparire la morte. Perché c'è la trasformazione, penso. Io penso che noi, mentre adesso, quello che, noi, che penso io, che adesso noi andiamo dentro in un calderone, mescolato dentro tutto quanto, eccetera, ma la natura fa cadere il seme, cadendo il seme dentro si può essere di buono, cattivo, assassino, eccetera, tutte le qualità. A seconda delle qualità che questo seme ha, viene sviluppato il nostro pianeta. Quindi se è buono, se è cattivo. Ecco che la goccia, io per esempio penso che io sono caduto con la goccia di avere la possibilità di conoscere questi fatti, che immagino che non ho fatto conoscere, però cosa serve? E io sono sempre quella persona che non do importanza più a nulla e accetto tutte le cose che vengono. Però ho capito una cosa, che noi viviamo dentro un campo magnetico e se non c'è un negativo non si può avere un positivo. Se c'è un positivo non si può avere un negativo, se no altrimenti si parte e la materia scompare. Ecco che certe volte io bisticcio con mia moglie, certe volte, per avere un negativo per creare un positivo. Infatti mia moglie, quando siete venuti voi, ecco il giornalista qui, là, basta, vuole finire qui, là, eccetera. Questo a me mi ha fatto piacere, perché con questo negativo forte siete venuti voi qua a fare un positivo, perché per me è un positivo. E poi serve o non serve questo. Ma la natura dà, vengono qui delle persone che dico cosa vengono a fare che non capiscono niente. Invece queste persone capiscono tutto, ma la natura l'hanno mandata lì e non hanno, non sono scienziati, non sono nulla. Invece purtroppo i scienziati sono, oggigiorno sono a terra. Perché hanno preso la via sbagliata. E lì in quella
in quella parte di Marconi c'erano due diramazioni, i scienziati che si fermano nel computer e dall'altra parte invece Marconi che fa il continuo perché elimina il tempo e spazio, la radio, la polarità. Ma la vita è fatta così, devo prendere come viene. Benissimo. Conoscere le cose e non conoscono, per esempio, la forza di gravità, quella che spiegavo prima, la forza di gravità, che è importantissima, ma molto importante, non la conoscono. Non è che la mela girando così produce. La forza di gravità è dovuta solo e esclusivamente al Sole, il quale entra nel nostro pianeta e quando viene fuori butta fuori tutto. Ecco la forza di gravità. È quello, difatti certe volte io volo perché mi carico di energia negativa e allora negativa con negativa fa galleggiare, se no scappo. Difatti una volta sono andato alla stazione accompagnando la mia collaboratrice due di notte e i carabinieri, quando sono uscito dalla stazione qui fuori, mi ha fermato il capitano dei carabinieri e mi ha detto: ma lei da dove viene? No, i carabinieri sono. E allora dico alla stazione, ma no, ma è sceso dall'altro lei. Ma dice, ma lei è matto, io attraversavo una via. E io l'ho visto dall'altro, allora il capitano dei carabinieri si è fermato e gli ha detto, cosa volete di Ghina? Ma io ho visto Ghina scendere dall'altro. Ma con i ghina si vede altro che questo, dice lasciatelo qua in pace. Ero carico di energia negativa e quindi io ho attraversato la strada sollevandosi e senza accorgermi. E difatti adesso mi hanno avvertito i miei collaboratori che quando io vado fuori di sera mi devo scaricare. Perché le lampade della luce che mi proiettano fa scomparire la mia passione e vengono addosso. Perché mi disintegrano, così dicono loro, perché io non mi sono mai d'accordo. E quindi ho molte, in poche parole, sono queste. Io sono lo schiavo completamente di madre natura. Ecco perché io sono della Lega. Ok, dicevi l'inquadratura? C'è scritto cadmio sopra. Eh? Vanno, sono quelle di cadmio? Sì, di cadmio. Ecco perché noi riusciamo a fare esperimenti che fa madre.